Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Stiamo proseguendo con il grande Rosario Marciano le dirette radio web sulla mia radio di Spreaker Emiliano Babilonia. Ho voluto anche creare un video relativo alla diretta radio che ho pubblicato sul mio canale di YouTube Angeli Custodi MK Ultra Italia. Sulla copertina del video di YouTube ho voluto pubblicare la nuova copertina del libro che ha fatto il grande Rosario Marciano con suo fratello Antonio Marciano. Scie chimiche, la guerra segreta, il controllo del clima, un sogno diventato una realtà atroce. Ecco. Ciao Pia, come stai? Andiamo avanti. Questo caldo anomalo, stiamo facendo molte ricerche. Questi ultimi giorni, purtroppo sì, le frequenze sono veramente alte, sono cambiate in tutta la nazione dal giorno alla notte. Poi è un classico, generano queste condizioni di alta pressione artificiale proprio con le irrorazioni e con le microonde tramite satellite probabilmente. Sì, ho pensato pure io che utilizzano una sorta di frequenza a microonde sparata con sistemi a radiazione sintetica che crea proprio il suo riscaldamento, come se risimulano le frequenze del sole riamplificandole sulla popolazione, ma creano danni a tutti con questo sistema. Io direi che il sistema è anche molto più semplice, perché se noi spargiamo a bassa e media quota delle sostanze che sono tipici elementi da effetto serra, tipo i solfuri, tanto per dirne una, ed altri che in abbinamento creano una sorta di riflessione della luce ultravioletta che viene a passare, poiché l'ozonosfera è danneggiata, si crea un effetto forte, perché poi con l'emissione delle microonde il resto è ancora più semplice, visto che le microonde comunque scindono l'atomo dell'ossigeno, gli atomi dell'ossigeno e dell'idrogeno, e quindi fanno sì che l'umidità precipiti, no? Quindi è come stare, come essere dei polli in un forno a microonde. Non c'è nulla di strano e particolare. Caso vuole, se vai a vedere nel sistema elettronico del forno a microonde, la piastra che poi presiede al funzionamento del sistema ha una base di bario. È vero. E quindi, che poi utilizza anche le schermature con i sistemi magnetici. Per forza, altrimenti se va all'esterno. Il bello è che per i russi giustamente è vietato il forno a microonde perché è cancerogeno, però per il Ministero della Sanità le microonde non fanno male, il MUOS può trasmettere, e quindi tutte queste microonde che riceviamo e che pervadono il nostro ambiente non sono nocive, allora siamo a posto. Sì, ma infatti quando hanno fatto i test del MUOS hanno riscontrato dei fortissimi disturbi relativi ai campi elettromagnetici che venivano praticamente irradiati su tutta la zona. La gente si è lamentata, hanno fatto le manifestazioni, ma hanno detto che non erano radiazioni provenienti dal MOS. Dice, ma com'è? L'avete acceso, le radiazioni stanno creando disturbi a tutti, come lo spengete si eliminano queste frequenze? E dicono che non è il MOS che crea questi problemi e questi disturbi. Ma ormai l'abbiamo visto che le leggi e i regolamenti e la chimica e la fisica sono ad interpretazione, dipende dalle circostanze. Secondo com'è, gli conviene o non gli conviene, le leggi cambiano alla bisogna. Ho notato anche che le frequenze delle particelle di luce, proprio del sole, come se stanno modificando delle radiazioni che penetrano addirittura dentro casa, cioè sentiamo un caldo talmente forte come se veniamo irradiati da una lampada a microonde o una lampada a infrarossi. Come dimostravano ricercatori statunitensi, intanto i raggi UVB hanno un passaggio superiore a prima del 75%, quindi in realtà uomini e cose e animali e piante sono cotti letteralmente dai mortali raggi ultravioletti,
e poi il resto giustamente lo fanno alle microonde, e quindi siccome le microonde passano attraverso anche gli edifici, questo caldo si sviluppa in maggiore facilità anche all'interno degli ambienti chiusi. Dovremmo stare tranquilli, dovremmo stare solo all'interno di una grotta profonda, allora lì sì, se no le onde passano sempre. Ma tra un po' il cervello non riuscirà più a schermare queste radiazioni e incominceremo a avere gravissimi disturbi anche all'interno del cervello stesso. Ma li abbiamo, gli ospedali sono pieni di gente malata di tumore di ogni genere al cervello, e poi abbiamo visto anche che queste malattie neurodegenerative sono in aumento, per non parlare poi giustamente dei comportamenti anomali, appunto da un punto di vista comportamentale, psicologico, che sono aumentati, no? Sì, infatti ci sono molti disturbi relativi a nervosismo, amnesie immediate. Sì, amnesie immediate, è vero. Ci sono poveri genitori che addirittura dimenticano i propri figli in auto, cioè delle cose aberranti. L'avevo studiata anche io questa cosa, e pensavo proprio che utilizzavano una sorta di sistema ipnotico che bloccava la mente, quella temporanea e non quella a lungo termine, e dimenticavano proprio questi avvenimenti. Ma cose veramente che dici, ma non è possibile che hanno lasciato i bambini dentro la macchina e si sono totalmente dimenticati avendo un'amnesia così elevata. E purtroppo succede. Un'amnesia quasi totale proprio. Sì, non ha senso. Non è spiegabile così. Sono amnesie che da un punto di vista chimico, elettrochimico, non sono così, non erano così frequenti una volta. Adesso è veramente preoccupante. Lo so, ma con i nuovi studi delle geoingegnerie a che risultati siamo arrivati ultimamente? Tu parli della geoingegneria, quella dichiarata ufficiale o quella clandestina? Diciamo tutte e due. Beh, sono corrono su due binari paralleli, ma che non si toccano, perché la geoingegneria ufficiale in realtà è solo un paravento per oscurare, per occultare gli obiettivi, che sono completamente diversi, della geoingegneria clandestina. Quindi oggi sicuramente siamo davanti a un bivio, perché sempre di più i governi stanno cercando di dare alla popolazione l'idea che c'è bisogno di un intervento, vedi anche l'ultimo incontro che c'è stato dei cosiddetti G7, un intervento per limitare l'aumento della temperatura dovuto all'effetto serra. Effetto serra che è dimostrato, i dati sono stati falsificati spesso dalla NASA, dalla CIA, dal NOAA e da altri enti, dallo stesso IPCC. Quindi l'effetto serra da gas serra in realtà non esiste, non si è mai verificato, le temperature sono state falsificate. Però questo serve perché le operazioni di geoingegneria clandestina provocano un aumento anomalo delle temperature e uno sconvolgimento climatico che va considerato sia a livello locale sia a livello mondiale. A livello locale per quanto riguarda le irrorazioni, a livello globale per quanto riguarda le emissioni di onde elettromagnetiche provocate da riscaldatori ionosferici a terra e in atmosfera, in alta atmosfera, e quindi in relazione allo spostamento delle correnti a getto che logicamente presiedono al clima globale. Quindi il voler giustificare queste operazioni con un fantomatico inesistente effetto serra da gas CO2 evidentemente serve per due scopi. Primo, come ho detto, per occultare le vere cause dell'effetto serra, che non è dovuto appunto al CO2 ma alle operazioni di geoingegneria clandestina. In secondo luogo, prendiamo due piccioni con una fava, e cioè diciamo al popolino che l'effetto serra è provocato dal CO2 e che dobbiamo fare qualcosa per impedire che il clima venga sconvolto definitivamente, al che fuori dal cappello
tirano fuori la geoingegneria, quella dichiarata ufficiale, cioè la diffusione di metalli in nanoparticolato, particelle di vetro e polimeri e solfuri per riflettere la luce solare ed evitare un effetto serra che in realtà non si è mai verificato per motivi naturali. Quindi è un doppio inganno nel quale purtroppo la popolazione cade, perché viene imboccata giorno dopo giorno in continuazione attraverso tutte le strade dai media ufficiali, documentari, telegiornali, articoli di giornale, addirittura vediamo questi contenuti di disinformazione anche sui libercoli per i bambini dell'asilo e delle scuole elementari e quindi anche delle medie e delle superiori. E quindi è un problema che non so se riusciremo a contrastare, perché prima, quindi fino ad ora, diciamo, c'è la negazione del fenomeno chemtrails, del fenomeno chimiche o geoingegneria clandestina. Secondariamente, cioè successivamente, invece avverrà una sorta di legittimazione delle operazioni, che non cambieranno assolutamente nel tipo di procedura, ma che verranno giustificate per il nostro bene. In più poi magari ci metteranno anche una bella tassa, così dovremmo anche pagare per essere ammazzati. Sì, o addirittura tra un po' per respirare. Infatti non si respira, perché minore umidità significa minore ossigeno. Nanoparticolato in atmosfera significa respirare sempre di più nanoparticolato, che ostruisce i bronchi e i polmoni e che avvelena il cervello. E quindi nell'arco dei prossimi 10-15 anni l'umanità non sarà più quella di oggi. D'altronde è scientificamente provato che l'intelligenza umana negli ultimi 25 anni è diminuita ed è quasi precipitata negli ultimi 15-10 rispetto all'intelligenza media dei cittadini, dei soggetti 100 anni fa, se non parlare addirittura prima. E poi abbiamo avuto una conferma in più: noi sono 7-8 anni che diciamo che la moria delle api, questa famosa ecatombe degli alveari e delle api, non è provocata esclusivamente da certi prodotti chimici che vengono usati nell'agricoltura, ma in principal modo, noi abbiamo sempre affermato, dalla presenza di nanoparticolato di metalli, soprattutto alluminio e bario, in atmosfera, che chiaramente contaminano i fiori, dai quali poi le api vanno a suggere il nettare. E questo è stato confermato in un recentissimo studio. Quindi le api addirittura, nello studio, si afferma che hanno una patologia molto simile all'Alzheimer degli umani, grazie o a causa dell'assorbimento di questo nanoparticolato di alluminio che loro catturano quando suggono il nettare dai fiori. Quindi mi pare chiaro che, al contrario di quanto dicono certi esperti cosiddetti della rete, famosi troll pagati dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Interno e protetti dalla magistratura, logicamente, al contrario di quanto essi dicono, e cioè che questi metalli sono comunemente presenti nel terreno e quindi è normale, secondo loro, trovarli in atmosfera, questo non è assolutamente vero, perché ci devono spiegare com'è possibile che certi metalli si ritrovino in atmosfera e a contaminare fiori, piante e aria che respiriamo in nanoparticolato. Quindi questo è poi, appunto, indirettamente è stato confermato dallo studio che determina la moria delle api nella presenza di nanoparticolato di alluminio nei fiori. Sembra come se invece l'hanno creato chimicamente, l'hanno rigenerato in natura e poi lo occultano attraverso le ricerche che vengono fatte dai vari ricercatori in tutto il mondo.